visibili e invisibili, che vedono un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, vero da Dio vero, generato e non creato, nella stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza scesa dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, che uscita dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato, glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, che aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. La nostra preghiera si parte dal cuore e preghiera la vita al cielo, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E allora preghiamo dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa si metta sempre più in ascolto dello Spirito Santo, che parla e ne suggerisce la volontà del Signore in questo nostro tempo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché il pastore della Chiesa, illuminato dallo Spirito Santo, sappia non comunicare la perenne verità del Vangelo dentro le diverse e numerose culture. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché tutti gli uomini e le donne di buona volontà trovano nel Vangelo una risposta piena alle loro attese di verità e di libertà. Preghiamo.
verso la tua santa chiesa. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio perché il ritrovato dello Spirito possa rispondere sempre meglio all'opera della tua redenzione per Cristo, il nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. In alto di voi. Ha chiesto
di avere fiducia nella sua parola e nella sua presenza. Ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Prendi la perfetta dell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro vescovo Filippo e il colonne sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del cuore. Guido il tuo diavolo, misericordia, donaci di aver fatto per la vita eterna insieme con la beata della Vergine e il Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono benedetti. E in Gesù Cristo, tuo figlio, canta ed ecco la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e di Cristo. A te, Dio Padre, e a te, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Maestro Divino e sicuri che la nostra preghiera sta in cielo, perché ciò che ci ha insegnato è preghiera nel cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi con l'aiuto della tua divina misericordia di per sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si scoppia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Thank you.
nome.